La prossima settimana, salvo intoppi, si chiuderà con la Juventus per Simone Ganz. All'attaccante che tornerà tra qualche giorno dalle vacanze, i dirigenti del Delfino vogliono aggiungere un'altra punta centrale. Marco Tumminello della Roma rimane un'opzione importante, ma il 19enne bomber della Primavera giallorossa, 19 gol in 18 partite di campionato, andrà in ritiro con la prima squadra, così come il giovane terzino sinistro Pellegrini, classe 99, assistito da Mino Raiola. Col club capitolino, a dire il vero, c'è un'intesa di massima per entrambi, ma sia Tumminello che Pellegrini non sarebbero subito a disposizione di Zeman per il ritiro di Rivisondoli. Ergo la possibilità del ritorno di Pierluigi Capelluzzo, di cui vi abbiamo già parlato in tempi non sospetti, non è affatto peregrina. Il classe 96 ha prolungato il rapporto col Verona qualche mese fa sino al 30 giugno 2020. Si sta ragionando sul prestito con diritto di riscatto. A Milano Leone ha parlato col DS del club scaligero Filippo Fusco. Il Verona sembra orientato a dare il placet al trasferimento dell'attaccante. Si stringe dunque per Capelluzzo. Il reparto avanzato prende forma con Ganz, appunto, operazione virtualmente definita. Il probabile ritorno di Capelluzzo, senza tralasciare Tumminello, utilizzabile anche da seconda punta. Gli esterni Capone e Latelat dell'Atalanta, 18enni di prospettiva, Mancuso e Mitrizza, coppie insomma fatte ben assortite. E così l'arrivo di Roberto Insigne non è affatto scontato. Il Pescara intende infatti patrimonializzare per non commettere gli errori del recente passato. Tradotto, non più prestiti secchi. Per contro bisognerà però trovare una collocazione adeguata ai vari pettinari Cocco e Nicastro, che non è stato riscattato dal Perugia.